Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un confronto tra risoluzioni, quindi vediamo le differenze tra Quad HD e Full HD in termini di interfaccia, quindi come rendono anche alcuni programmi dell'Adobe, quindi relativi alla produttività, avendo il 77% di spazio in più a disposizione. Utilizziamo due monitor dello stesso tipo, entrambi IPS della stessa serie, cambia come vediamo solo la diagonale, 27 pollici, quindi l'MX27HU che abbiamo visto in fase di unboxing e prossimamente vedremo in fase di recensione, e l'MX239H Full HD che abbiamo visto sia in unboxing sia in fase di recensione. Quindi iniziamo subito e vediamo quali sono le differenze in termini di resa per capire quale pannello comprare a seconda delle vostre esigenze. Ok, eccoci davanti ai due monitor. Per rendere bene l'idea faremo inquadrature da entrambe le parti, oltre a quella lì che stiamo vedendo panoramica, perché mantenendo questo livello di zoom renderebbe meno, diciamo, l'idea rispetto alla differenza relativa alla risoluzione. Allora, detto questo, incominciamo con il primo programma, tenendo presente che parliamo di Photoshop Premiere, e poi andiamo a vedere un paio di siti come Amazon, Twitter e YouTube a livello di resa per capire la gestione degli spazi. Ovviamente, parlando di desktop, ho più icone sulla stessa schermata, sulla stessa colonna, perché ho più spazio sul Quad HD, cosa che posso risolvere anche con lo zoom, però, andando nelle impostazioni. E non posso settare entrambi i monitor alla, diciamo, facendo l'uno il duplicato dell'altro, perché si regolerebbero entrambi sul Full HD e quindi ovviamente avrei un downscale del Quad HD. Ok, partiamo quindi con Photoshop. Vado ad aprirlo, ce l'ho sul Full HD, passiamo sul Quad HD e andiamo a vedere le differenze. Perfetto, ecco la mia schermata di Photoshop. Ho lo zoom che può essere una cosa relativa, lo vedremo nell'esempio del Full HD. Ho fatto alcuni livelli di riferimento, sono sulla schermata essenziale standard di Photoshop. Sulla parte destra ho questa serie di livelli, se credo si riescono a vedere, quindi ho lo sfondo più altri 6 livelli creati a solo scopo, diciamo, di esempio. Il concetto è relativo allo spazio, quindi oltre ai campioni, il colore eccetera, posso andare a utilizzare gli altri pannelli utilizzando lo spazio come lo stiamo vedendo, posso andare in soldoni a creare pure una trentina di livelli e li ho sulla stessa schermata, non devo andare su e giù per selezionarli, per trovarli a seconda del lavoro che sto facendo. Stesso discorso ovviamente per le maschere, per oggetti avanzati, raccoglitori eccetera, dipende sempre ovviamente da quello che devo fare. Si tratta di lavori comunque con 30 livelli o cose di questo tipo abbastanza elaborati. Quindi l'immagine che ho di riferimento è questa qui, può occuparmi lo spazio a seconda dello zoom che scelgo io chiaramente. Passiamo quindi, dopo aver visto questo, all'HD Ready. Prendo la finestra e la sposto sull'HD Ready. Lagga leggermente, ma forse un pochettino sono caricato la RAM con Premiere e Photoshop. Comunque, diciamo che l'idea si può rendere, perché sulla stessa parte, quindi dello schermo, sul lato destro, vediamo che i miei 6 livelli occupano uno spazio effettivamente superiore, e non è una questione di diagonale, è una questione di pixel, che lo schermo è più piccolino sicuramente, però qualora avessi avuto il modello 27 pollici sarebbe stata la stessa cosa. Avendo a disposizione meno pixel, ovviamente, basandosi sulle impostazioni standard di Photoshop, potrò andare a mettere sulla stessa schermata non una trentina di livelli, ma mi fermo a 18. Questo ovviamente, come detto, può fare la differenza in termini di tempo impiegato su lavori elaborati, come può essere quello relativo a qualche immagine molto, diciamo, particolare sulla quale ci saranno tanti livelli, e quindi andare a ritrovare ogni volta e bisognerà mettere qualche correzione vi porterà via X tempo, che sarà ovviamente minore su una risoluzione maggiore. Passiamo ora sul Quad HD e su Premiere. Su Premiere ho importato una Premiere Pro, vabbè, comunque che dir si voglia, ho importato una clip, quella iniziale dell'unboxing di questo monitor, quindi l'MX27HQ. Ho creato la sequenza e ho aggiunto delle tracce video, non facendo molta attenzione, quindi creando, al di là delle 3 che vengono fatte, quindi 3 tracce video e 3 tracce audio, ho messo un'altra traccia audio e altre 5 tracce video. Però comunque diciamo che l'idea si può rendere. Allora, al di là del, grazie alla diagonale superiore e alla risoluzione, quindi entrambe le cose, ho un'anteprima più grande qui in alto a destra. Quando andrò a utilizzare la determinata clip, ovviamente avrò anche più spazio
per guardarla in anteprima prima di metterla sulla mia timeline, però questa è una cosa marginale. La cosa che dobbiamo andare a guardare infatti è la timeline relativa quindi a tutte le 8 tracce audio che sono presenti in modo standard senza nessun tipo di zoom o scroll del mouse, e sulla stessa timeline, quindi in orizzontale ho ben, a seconda dello zoom, posso andare a gestire quindi i primi 5 minuti di video, questi che erano, diciamo, l'impostazione standard, che ora vabbè, sto andando a modificare. Il concetto è che ho più spazio e quindi grazie a questo posso andare a gestire più facilmente lo stesso periodo di tempo in modo più immediato. Con la stessa finestra sul monitor Full HD vediamo che ho meno tempo, ho impostato 5 minuti da una parte e ho 3 minuti e 10 secondi dall'altra parte perché ho meno spazio. Stessa cosa per le clip video, ne ho 6 a disposizione, quindi devo andare su e giù con la barra per andare a smanettare su tutte le 8. Ovviamente ripeto che ho messo 4 tracce audio nella parte bassa e 8 video nella parte alta, quindi lo spazio si è un attimino adattato, però se avessi messo 5 e 5 come magari potrebbe capitare in qualche montaggio un pochettino più elaborato, ovviamente avrei dovuto andare su e giù a seconda ovviamente del montaggio da fare ogni volta. Il concetto è lo stesso, vabbè, anteprime più piccoline per la diagonale dello schermo più piccolina, però meno spazio a disposizione, meno gestione di più elementi allo stesso tempo, quindi magari impiego più tempo quindi per fare la stessa cosa. Andiamo ora sul lato web browsing, questa è la visualizzazione di Google, andiamo su alcuni siti standard, diciamo, per dare dei rapidi esempi. Il primo è YouTube, come detto, ho questa impaginazione dei contenuti, ovviamente i siti si adattano alla risoluzione del nostro monitor, quindi ho questo spazio centrale molto abbastanza largo e ovviamente tutti i canali a cui sono iscritto sulla parte sinistra più piccolini rispetto a come li vedremo sul Full HD, però comunque definiti e buoni, diciamo. Se io vado sul mio canale, apro la mia, diciamo, scheda di visualizzazione di un video, cambia quello che è la pagina di visualizzazione, perché oltre allo spazio laterale ho più contenuti, diciamo, tra quelli là suggeriti, e la mia finestra è la medesima sia se vado a mettere modalità panoramica sia se metto quella standard. Quindi io adesso li video, infatti li sto guardando in modalità, diciamo, standard. La differenza che ovviamente si vedrà di più sul Full HD, in questo caso non c'è. Passiamo dunque sull'altra risoluzione. Ok, un pochettino più sovraesposto perché così riesco a non far vedere le bande. Vediamo che in Full HD, sulla pagina di visualizzazione del video, quando vado a mettere modalità panoramica, mi esce quello che andavo a vedere sul Quad HD. Quindi è un contenuto un pochettino più piccolino se lo voglio vedere da qua. È una questione ovviamente di gusti, di praticità. Se torno indietro alla pagina relativa un tanto al canale, che comunque sulla quale comunque si possono evincere differenze, andiamo a vedere un pochettino con le bande perché si rende meglio l'idea che lo spazio, diciamo, sui contenuti è minore e i vari menu, e allo stesso modo comunque sono un pochettino tutti quanti un po' più grandi perché ovviamente c'è meno spazio a disposizione. Vabbè, e prima di proseguire, breve parentesi, ovviamente ho una colonna di video in più grazie allo spazio aggiuntivo, che però ovviamente è una cosa soggettiva l'utilità di una di questo spazio, per esempio su YouTube. L'altro esempio è Amazon, ho questa visualizzazione, poi lo vedremo ovviamente anche su Full HD. Dato che lo utilizzo spesso per alcuni testi che scrivo, diciamo il Quad HD mi dà un po' di maleabilità in più, mi permette di fare la stessa cosa più velocemente e che mi dà più spazio nella visualizzazione di un prodotto. Andando a vedere un determinato prodotto, stiamo vedendo casualmente poi il monitor lo stesso, però 4K, che costa ovviamente 650 euro, ve lo lascio in descrizione anche questo. Comunque ho questo ingrandimento magari sullo stesso prodotto. Vado ad aprire la pagina e ho questa visualizzazione dei contenuti. Perfetto, andiamo a vedere la stessa cosa su Full HD. Ok, col poco delle bande, perché il Quad HD è il flicker free come tecnologia. Ad ogni modo ho questa visualizzazione, ho ovviamente meno spazio, meno prodotti sulla stessa schermata, e stessa cosa quando non vado ad ingrandire un determinato prodotto, esso ovviamente mi porterà via più spazio sull'interfaccia totale, occuperà più spazio su quello totale a disposizione. Quando vado ad aprire la scheda, allo stesso modo lo vedo un pochettino più grandicello e i contenuti ovviamente vengono impaginati a seconda della risoluzione. L'esempio mio è relativo al fatto che scrivendo dei testi relativi a alcuni prodotti, affianco la finestra in questo modo, e magari all'altra parte metto Word, che a seconda dei casi, e ottengo più informazioni sul Quad HD rispetto a questo qui, mi fa vedere solo la descrizione quando viene spedito il prodotto. Perfetto, ora siamo su Twitter, ho questa visualizzazione,
Ovviamente il contenuto centrale è un pochettino più grande rispetto a come lo vedremo sul monitor con risoluzione maggiore. Ho questa gestione dei contenuti. Twitter, vabbè, è relativo come esempio perché posso avere tot diciamo contenuti. Diciamo che ve l'ho fatto vedere per avere lo stesso paragone anche su Facebook, perché allo stesso modo ho uno stream centrale con i contenuti. Il concetto è che con risoluzione maggiore vado ovviamente a vedere più contenuti con sulla stessa schermata. Quindi passiamo sul Code HD e chiudiamo. Code HD, quindi stessa schermata, però con un sacco di spazio sul lato esterno, tutti i contenuti ben definiti e ovviamente in termini di altezza. Prima il tweet di Sky Sport Formula 1 non lo vedevo, o lo vedevo poco e nulla. Diciamo che a seconda delle vostre esigenze può avere senso comprare l'uno o l'altro monitor, a patto di avere ovviamente budget sufficiente, perché ovviamente il Code HD costa qualcosa in più. In attesa del 4K, che l'anno prossimo credo vedrà un abbassamento dei prezzi, che oggi diciamo un costo diciamo ancora abbastanza proibitivo, anche sul lato gaming. Sul lato gaming tenete presente, per giocare a 60 fps io so che ci vuole una 980 Ti, quindi una scheda che ha un costo comunque ancora oggi abbastanza consistente, mentre su Full HD per andare al top quando si vuole giocare su gaming basta, su PC basta una 970, quindi praticamente la metà della spesa sia per il monitor sia per la scheda grafica. È una questione anche di spese. Poi può avere la vostra utilità a seconda se utilizzate Photoshop, Lightroom, anche se non abbiamo visto l'esempio, Premiere o programmi di scrittura quali possono essere Word, come nel mio esempio. Dipende sempre da quello che dovete fare, è una questione quindi, come detto, di comodità, almeno per il momento. Quindi valutate bene, come sempre vi ricordo, se avete delle domande, avete qualche dubbio, possiamo parlarne giù nei commenti. Potete scrivermi sui social, Facebook, Twitter, Google Plus, e seguirmi su Instagram e sapere le cose in anticipo sul canale. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è servito e vi è piaciuto, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Io come sempre vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.